Buongiorno, benvenuti a tutti voi alla nona edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como. Primo classificato, Shakar Galajan con I Salmi di Santiago. Fotografie in bianco e nero che raccontano il viaggio di Santiago. Ogni foto è corredata dalla didascalia di un salmo di David, quindi un viaggio sia fisico che spirituale nella propria anima. L'autore non vuole catturare luoghi famosi o, come scrive lui, dare un effetto cartolina. Viceversa, gli scatti hanno l'intento di raccontare un viaggio di devozione e ricerca interiore. Grazie. Ringrazio ovviamente la giuria. Il libro secondo del Rerum Natura di Lucrezio, se non sbaglio, si apre con un'immagine, una considerazione. Com'è bello di fronte al mare burrascoso, in tempesta, battuto dal vento, trovarsi sulla terraferma e poter godere del fatto che siamo al sicuro, che siamo indenni. Valerio Magrelli, una delle sue poesie, adesso non ricordo quale ovviamente, ma faccio un'altra considerazione, chiaramente in versi, in cui diceva come è bello guardare, essere dall'altra parte del televisore, nel senso sul divano, quando vediamo e assistiamo a certi fatti. Ora, i salmi sono la storia, i salmi di Davide sono la storia di un dramma dell'uomo, un dramma interiore dell'uomo. E io li ho voluti associare a queste immagini della natura, perché è nella natura che l'uomo potrà sempre, in qualsiasi momento, trovare pace, conforto e serenità, e per chi crede anche l'unione con qualcosa di più celeste. Grazie.